Presidente dell'Università Cattolica di Milano, filosofia della comunicazione, e si occupa nei suoi studi delle tematiche relative all'analisi della struttura dell'esperienza e con particolare attenzione al rapporto parola-immagine. La conoscenza che io ho di lui mi ha portato a fare questo azzardo di invitarlo qua perché so la sua maestria nel dialogo con le persone, essendo pochi spero che si riesca anche a dialogare, e anche la bellezza di alcune riflessioni sul significato dell'esperienza umana. E quindi ho detto, invitiamolo tra i docenti della scuola a riflettere su cos'è anche l'esperienza dell'educare e che cos'è l'esperienza della relazione con l'altro. Noi l'avevamo invitato perché stiamo facendo come scuola un piccolo progetto piccolissimo che porterà 7-8 classi di ragazzi di prima e seconda a scrivere sui temi del bullismo. Abbiamo cominciato a lavorare con Rita Ricucci, che è qua anche lei, e questo incontro voleva essere una cornice proprio sul tema della relazione. Infatti il titolo è Ti mangio o ti gusto, perché nella relazione ti accolgo, ti amo, non sono amato o ti distruggo. Quindi buon ascolto, ben arrivati, ben arrivato, grazie Silvano. No, grazie dell'invito su una tematica che devo dire, a mio avviso, è molto, molto equivocata. Questa tematica della relazione, io devo dire la verità, io non ne posso più. Cioè, nel senso, ci sono più convegni sulla relazione e sulla cura. Piacciono tantissimo, io non so perché piace così tanto questo tema della relazione. Però piace, anche perché appena si va un po' a fondo, io dico sempre, appena si esce dal bar, questo tema della relazione diventa qualcosa di molto problematico. Allora, prima cosa, quando si dice, per esempio, si dice spesso noi dobbiamo vivere la relazione, è importante entrare in relazione. Ora, questa è un'affermazione che non ha senso per il semplice motivo, buongiorno, per il semplice motivo che dire vita vuol dire relazione. Dove c'è vita c'è relazione. Non è che tu non devi niente. Per il semplice fatto che si vive, si è in relazione. Si potrebbe anche dire che anche ciò che non vive è in relazione, però lì diventa più complicato. Nel senso che, per esempio, si può dire che la luna sta lì perché è in relazione col sole che sta là. Ma togliendo questa cosa, la vita è il luogo dove la relazione emerge con assoluta chiarezza. Tant'è vero che appunto possono essere usati come sinonimi relazione e vita. Il problema però, è che se si va a fondo della relazione a livello della vita, iniziano a emergere dei tratti che sono meno simpatici, perché a livello della vita la relazione ha un nome, si chiama appetito. Tutto ciò che è in relazione, adesso qui, a meno che uno si voglia nascondere dietro al dito, ma insomma, tutto ciò che è relazione a livello della vita è relazione per mangiare l'altro. Non è che si entra in relazione per conoscerlo, per amarlo. Tutte queste cose sono cose da bacio Perugina. Il vivente A si rapporta al vivente B per il semplice ragione che ha bisogno del vivente B. Quindi va verso A, ma non per A, va verso A per sé. Ma è chiarissimo questo.
Io non capisco come si faccia a negare questa cosa, che peraltro nel linguaggio normale viene fuori quando si dice, i filosofi l'avevano detto da subito, l'hanno capito subito, ma al di là dei filosofi, la vita è guerra. Punto. E la legge, no, lo dico perché questo bullismo, ma il bullismo è la norma, cioè è la condizione normale, è la legge del più forte. Scusate, non siete voi che alimentate, no, spero non qua voi, quando voi alimentate sta roba dell'eccellenza, voi state alimentando la legge del più forte. Cioè, dov'è il problema? Quando voi continuate a dire che bisogna essere eccellenti, voi state dicendo quello che si è sempre detto, cioè il più forte. Punto. Tutti i talent che piacciono tanto ai ragazzi, tutti i talent che piacciono tanto ai ragazzi si fondano su sta cosa. Uno su mille ce la fa. Uno su mille ce la fa, si chiama la legge di natura. Chi è che ce la fa? Il più forte. Quello che si adatta meglio, il più fortunato, vabbè. Quindi quando qualcuno dice, professore, voglio entrare in relazione con lei, io dico sempre, se possiamo evitarlo... Io preferirei di no, cioè se proprio dobbiamo dire, poi figuriamoci quando qualcuno o qualcuna soprattutto inizia a dire voglio parlarle, le voglio aprire il mio cuore, ma per l'amor del cielo, tienilo chiuso, perché se appena tu mi apri il tuo cuore, beh, i film lo dicono, esce Alien, no? C'è il mostro, ma è chiarissimo questo. Qui si potrebbe fare, adesso si potrebbe fare una bella fenomenologia, dicono quelli che studiano. Perché noi ragazzi al bar cosa diciamo? Bellissimo, c'erano due ragazzi all'università, giovani però, 18-19 anni, in cui uno diceva all'altro, i maschi, ma perché il maschio è interessante, perché il maschio è a livello... si rivela il livello primordiale dell'evoluzione, cioè quindi studiare il maschio tu capisci i dati di fondo della vicenda, è bellissimo, e questi due bellissimi, due ragazzi diceva, sai che domenica esco, con chi? Diceva, ma mi ricordo già da Laura, bellissimo, cioè questo maschile così, così serio, così determinato, no? Una vale l'altra, ma giustamente. Ma dove sta il problema qua? Una vale l'altra. E infatti noi ragazzi al bar cosa diciamo? Io stasera uscirò con un bel pezzo di ragazza, non diciamo così. Mica usciamo con Maria, che è un disastro, perché Maria parla, si confida, no? Vuole essere ascoltata, cioè una serie di robe complicate. Noi usciamo con un pezzo... ed usciamo con il pezzo, adesso dico bene, noi sempre identifichiamo l'altro per ciò che ce ne torna. Noi identifichiamo l'altro per ciò che ce ne torna. E guardate, quando io dico un bel pezzo di ragazza, dico ancora una cosa tranquilla, perché noi, poi soprattutto noi adulti, siamo molto peggio di quello lì che dice un bel pezzo di ragazza, no? Noi parliamo con quello perché quello ci può far raggiungere quell'obiettivo lì, parliamo con quello perché io sono solo, almeno una compagnia, parliamo con quello, capite perché io preferisco il maschio a livello basico? Perché il maschio è sicuro, parla con quella per quello, noi invece tiriamo fuori tante cose ma è la stessa cosa, cioè non è mai un rapporto con una totalità, è sempre con un aspetto, io mi apro all'altro per ciò che me ne torna. Questa cosa, che a livello diciamo
È chiaro che ho fatto l'esempio del cibo perché mi sembra una roba interessante. Sapete che la vita, le due dimensioni della vita di fondo sono il cibo e la riproduzione. E anche qui è interessante, nella riproduzione c'è sempre qualcosa, tutto il lessico, tutti i linguaggi quasi umani, il lessico che ha a che fare col cibo è uguale al lessico che ha a che fare col sesso. È la stessa cosa, ma per forza è la stessa cosa, perché è la stessa cosa. Perché anche, per esempio, il riprodursi, laddove la riproduzione avviene per via sessuale, il riprodursi è qualcosa di drammatico, di pericoloso, ci sono dentro tante cose lì. E appunto, e anche lì c'è tutto il problema, io mi rapporto a te per ciò che me ne torna. Per esempio questo tema è molto interessante, per esempio nella Bibbia è presente costantemente. Quando nella Bibbia continua a dire, mi raccomando, prenditi cura della sterile. È Dio che parla e dice, ama la sterile. Quando Dio dice, ama la sterile, sta dicendo una cosa che non sta né in cielo né in terra. Forse in cielo, ma in terra nessuno no. Perché la sterile è esattamente ciò che è inutile. Noi, cosa vuol dire amare la sterile? Noi dobbiamo amare la fertile. Cioè, colei che partecipa all'andare avanti della vita. Amiamo le sterili. Ricordo sempre la Venere di Winderdorf, vi ricordate una delle prime rappresentazioni dell'essere femminile, che è una statuetta così, del Paleolitico, non so, di 40-50 mila anni fa, e com'è la Venere di Winderdorf? Com'è? È tutto sedere e seno, ma giusto, l'artista in un momento in cui non c'è l'antibiotico, non c'è il parto cesareo, vi dicevo, cioè in cui la vita è un disastro, in cui muoiono i bambini come è, l'artista coglie dell'essere femminile l'essenziale, e l'essenziale dell'essere femminile è che dà la vita, basta. Non è mica il colore dei suoi occhi o la nobiltà del suo animo, queste sono cose da oratorio. Ora, questa situazione uno potrebbe dire, ma questo vale per gli animali, per l'uomo no. Ora, sì, è giusta questa osservazione, anche se poi, come al solito, quando si dice uomo, non si dice mai, a me questo sembra interessante, quando si dice uomo non si dice mai semplicemente un miglioramento, si dice anche un peggioramento. E cosa vuol dire che si dice un peggioramento? Nell'idea, per esempio, che non a caso solo l'uomo è bestiale. Le bestie non lo sono mai, no? Se c'è qualcuno che ha un atteggiamento bestiale, nel senso, noi diciamo bestiale, nel senso di violento, roba, rabbia, rabbia, questo è proprio dell'uomo. Non esiste nessun animale, se non qualche caso, ma è strano, che uccide per uccidere. In genere l'animale uccide per nutrirsi, appunto. A volte si dice c'è un'euforia che prende, per esempio, a volte le volpi, a volte certi predatori che uccidono così. Ma solitamente, ora, e qui forse diciamo qualcosa, per me questo è l'elemento interessante. Io, se dovessi lavorare sul tema del bullismo, io lavorerei su questo tema. Perché qual è il salto, che però è una complicazione, dell'umano rispetto all'animale, diciamo così, o agli altri viventi? È tutto il tema dell'identità. Tutto ciò che esiste, esiste individualmente, ma solo l'uomo fa esperienza dell'identità. Cioè, solo l'uomo si pone il problema di chi sono. È come il tema della morte. Tutto finisce, ma solo l'uomo lo sa.
e l'uomo non ha bisogno di fare di morire per sapere che è mortale. Il tema dell'identità. La bottiglia è unica, come sono unico io, ma la differenza tra me e la bottiglia è che io lo so. Attenzione però, capite, perché queste cose sono pazzesche e banalizzarle nei pistolotti, che quello lì è violento, cioè, qual è la questione? È che l'uomo prende coscienza di sé, ma questa coscienza è la coscienza di un interrogativo. Chi sono? Nel momento in cui prendo coscienza di me, tra l'altro la parola è interessante, prendere coscienza, nel prendere coscienza c'è sempre una presa, con prendere, soltanto che nel momento in cui prendo coscienza, ciò che prendo in realtà è un interrogativo. Chi sono? Chi sono io? Grandiosa questione. Chi sono io? L'uomo, com'è che ha risposto a sta domanda? Ma è chiaro come ha risposto, cioè cadendo in una delle grandi possibilità che l'uomo aveva sempre avuto di fronte a sé. E qual è sta risposta? Beh, è la risposta del potere. Chi sono io? Sono colui che può, il possesso, il potere. Interessantissimo. Io voglio avere ragione su di te, non perché voglio avere ragione rispetto alla questione che stiamo dibattendo, ma perché mentre litigo con te, ciò che è in questione non è la questione, è la mia identità. Noi vogliamo aver ragione perché? Mica per noi non ce ne frega niente, ma diciamo la verità. Tu litighi per dove, come dico sempre, dove va la bottiglia, qua, qui, qui, là, là, no? Se fossimo persone normali, rappacificate con noi stesse e tranquilli, non staremmo a discutere. Ma è chiaro che noi discutiamo. Io voglio, attraverso il fatto che io riesca a dire è qui la bottiglia, io sto rispondendo alla domanda di chi sono. Tant'è vero che quando uno fa l'esperienza di incontrare un grande uomo o una grande donna, c'è un uomo e una donna rappacificata con la propria identità, fa esperienza di uno che non vuole avere ragione. Tu vuoi avere ragione perché stai rispondendo alla domanda di chi sei, non so se è chiaro. Il potere, il grandissimo tema del potere, non è in relazione alla cosa posseduta, ma è relativo al soggetto che possiede, non so se è chiaro. Il potere è una risposta all'identità del soggetto, all'interrogativo. È per questo che è grandiosa la Bibbia, ama la sterile. Perché, per esempio, uno dei modi con cui una donna definisce chi è attraverso i figli. Ho tanti figli. Cioè, l'avere i figli è come l'avere la ricchezza, sostanzialmente, no? Io vi ricordo, ma voi, alcuni di voi me lo insegnano, però bisognerebbe rileggerla. La roba di Mazzarò, la roba di Verga, no? È interessante. Per cosa cerca quest'uomo nel voler possedere tutte queste cose, di cui non ha bisogno? Io dico sempre, se questo sarebbe bello, per esempio. Cioè, io metto sempre a confronto Mazzarò con Zio Paperone e dico che Zio Paperone è di un livello più sofisticato, più raffinato.
Perché chiaramente qual è il problema della roba? È che nel momento in cui tu possiedi la bottiglia, credendo che il possesso della bottiglia sia la risposta alla tua domanda, chi sono? Sono colui che possiede la bottiglia. Chiaramente, appena possiedi la bottiglia, vuoi possedere il bicchiere. Chiarissimo, no? E appena possiedi il bicchiere, vuoi possedere il computer. Perché nulla di questo è la risposta chi sono. Zio Paperone è più sofisticato, perché zio Paperone, voi sapete cosa fa dei soldi zio Paperone? Cos'è che fa? Zio Paperone non li spende, ci nuota. Ed è bellissimo che ci nuoti, perché ciò che dà la spinta a zio Paperone tenendolo a galla è il denaro. Non so se è chiaro. Ma cosa c'è di sorprendente nel denaro? È che il denaro è nell'ordine del possibile, cioè è la questione che tu puoi acquistare la bottiglia, non che l'acquisti, e capite? È in fondo, beh, qui c'è qualcosa, posso dirlo, è l'ideale del coitus interrotto, perché tu sai che se appena arrivi alla fine, come diceva la mia amica giustamente, che dopo l'orgasmo c'è la depressione, che è giusto, allora tu ti trattieni prima di raggiungere il culmine, giusto? Zio Paperone è sostenuto non dalla roba, Mazzarò, ma dalla possibilità di acquistare della roba. Allora, il tema non è il bullismo, questa storia che il bullismo è la violenza e chi ha bla 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 bla, però bisogna andare, a me sembra, al cuore della vicenda, che il cuore della vicenda è il tema dell'identità. È attraverso la forza o il potere che l'uomo ha sempre cercato di rispondere alla domanda chi sono. Ora, è chiaro che laddove ci sono situazioni, adesso vi dico due cose. La prima questione. Il bullismo, ricondotto al tema dell'identità, è la norma della nostra società. Non è la patologia, è lo stato naturale. Tutta sta storia di essere primi, tutto il tema dell'eccellenza, è questa roba qui. Che se tu, io dico sempre, che se tu fai la maestra d'asilo, hai la panda e abiti in 70 metri quadri, sei un fallito, no? Ma voi avete in mente, ma no, l'avete in mente, mica siete, ma voi avete in mente la... Adesso, il presidente ha ricevuto queste qui della pallavolo, eh? Io le ho viste queste della pallavolo il giorno prima, ma tutte isteriche. Ma tutte della gente che io non vorrei mai che mio figlio uscisse con una di quelle lì. Tutta gente completamente fatta dalla vittoria, dalla roba. Io sono determinata. Sembra Salvini. Ah, noi andiamo avanti, ottusi, noi andiamo avanti, ci fanno le critiche, ma fa niente. A noi ascoltiamo tutti e andiamo avanti. Cavolo, che ascolto. Ascoltiamo, no? È tutto così. Tutto il mondo dello sport è una roba delirante, delirante. E il presidente le fa venire, non hanno neanche vinto, infatti Dio è un genio. Dio è grande, le ha fatte perdere, sta bene. Queste qui completamente fatte, le due ragazze nere che poi giocavano tutta la carta dell'essere. No, noi qui combatteremo fino alla fine, noi, questa determinazione insopportabile, no? E infatti il motivo è, se voi notate, che tutti i termini che sono negativi sono diventati positivi. Ambizione è sempre stato considerato un termine negativo, o no? Ieri sentivo uno che a un certo punto, in un convegno, diceva che in fondo l'arroganza in alcuni momenti può essere utile.
ambiziosi, arroganti, è tutta la società così. E noi ce la prendiamo perché uno dà un pugno in faccia al compagno, ma è la norma quella cosa lì. Sono i suoi genitori che sono dei bulli. Se voi provate a parlare con un allenatore di bambini, e l'allenatore di bambini cosa vi dice? Dice al mio amico del CONI che i più promettenti sono gli orfani. Le mamme sono capaci di andare a letto con l'allenatore, eh? Un mio amico lavorava per Mediaset e diceva che le mamme, per le figlie, le mamme, c'era Conte, l'allenatore, lo cito sempre questa roba, adesso, bene, voi, ma le sentite parlare questi allenatori o no? Buffon, il calciatore, il portiere, a parte che non si capisce niente come parla, ma quando parla Buffon mica parla di calcio, sempre filosofia, no? Parlano tutti di filosofia o no? La vita, la cosa importante, la cosa, l'unità, tutte queste robe qui, no? Una roba tremenda, uno dice, ma stai parlando della partita di calcio, no? Cioè, Conte intervistato tempo fa e Conte dice che lui, Conte, nel suo DNA non ha la parola sconfitta. A te cadono le braccia, no? Prima di tutto perché anche lui perde. Ma poi perché ti cadono le braccia, seriamente? Perché ti cadono le braccia? Perché noi sappiamo che il processo di umanizzazione passa attraverso l'esperienza del fallimento, della ferita, del dolore, dell'abbandono. O no? Si diventa uomini al di là dell'essere dei gatti. Si diventa uomini attraverso l'esperienza del fallimento, del limite, del dolore, dell'abbandono. Tutte le fiabe parlano di questo. E questo qui dice, non c'è, lui non ce l'ha nel DNA. Noi applaudiamo ste isteriche della pallavolo e ce la prendiamo col ragazzino perché è magari così. Allora, e ripeto, cioè spero che si capisca, non è una giustificazione, ma è la comprensione della questione. È una società bullista la nostra, è una società del più forte, del migliore, di quello che ascolta ma va avanti comunque. Ma vi rendete conto, al di là delle posizioni, non voglio entrare in merito che uno voti o non voti, ma questo qui che dice ascoltiamo tutti ma andiamo avanti imperterriti, ha un nome questo, si chiama ottusità, no? Allora, fra l'altro, equivochi anche sul tema dell'ascoltare. Dovresti dire sento tutti, perché se ascolti, ascoltare non è sentire. Perché ascoltare vuol dire accettare che la cosa cambi il tuo comportamento, no? E allora devi dire sento. È tutto così. Devo dire, cos'è che può aiutare o farci uscire da questo? Beh, è una roba enorme, che secondo me dovrebbe essere la questione dei genitori, gli amici, i genitori, gli amici, la scuola. Cioè dovrebbe essere dei luoghi che ti valorizzano per quello che sei, no? È il tema dell'identità. Cioè dei luoghi dove ti dicono tu sei molto di più delle immagini dei tuoi genitori su di te, via dicendo. Capite, questo è difficilissimo. Io ricordo sempre, se mi permettete, non so se è chiaro, il problema non è di un'aggressività naturale, via dicendo, il problema è molto di più dell'aggressività naturale. È che di quel ragazzino che non sa bene cos'è, chi è, via dicendo, e quindi interiorizza il valore che è della nostra società. E tu hai un bel dire.
Io ricordo sempre il proposito, è chiaro cosa sto dicendo? Cioè ci vorrebbero dei luoghi in cui appunto uno viene valorizzato per quello che è. E allora non ha bisogno più del potere per rispondere alla domanda del chi è. Mica ti amo perché sei fertile, o perché sei ricco, o perché sei bello. Spero che siamo arrivati al punto, ti amo perché sei tu. O no, non lo so, Con i figli è evidente questo. Chi è che ama il figlio perché va bene a scuola? O perché è bravo a giocare a pallavolo? Alla domanda perché ami tuo figlio, la risposta qual è? Perché lo amo, è lui, e non lo vorrei cambiare. A me ha colpito, colpisce sempre, queste sono cose bellissime, l'ho già detto, appunto, qualcuno ha già sentito sta cosa, io quando dico, quando leggo la Samaritana, no? La Samaritana è grandiosa, è la vicenda della Samaritana. Perché la Samaritana non ha identità, cioè la Samaritana è il massimo della sfiga, è donna, cioè non vale niente a quegli anni lì, è donna, è una Samaritana, un disastro, è una allegra da comportamenti, ci siamo? È una che non vale niente. Nell'incontro con Gesù, che è un incontro fra l'altro stranissimo, perché Gesù è da solo, e quando tu a quei tempi parlavi con una donna, il pozzo, da solo, era il momento del... è come chiedere il cellulare, eh? È molto... c'è un'intimità pazzesca in quel discorso, Dopo tutto sto discorso dell'acqua, meraviglioso, meraviglioso, l'acqua che poi diventa un'altra roba, non si capisce niente, bellissimo, bellissimo, ma non è questo. Quando la Samaritana ritorna, la Samaritana non dice ho visto la Madonna in cielo, ho visto la Madonna piangere, non dice così. La Samaritana dice ho incontrato uno che conosce tutta la mia vita. Vuoi vedere che è il Messia? Cioè la Samaritana profetizza a partire da un'esperienza di accoglienza. Il miracolo non è camminare sulle acque, il miracolo è l'essere accolti. E quando tu sei accolto, non hai più bisogno di metterti in mostra per dire io sono così, sei accolto. Il modo migliore per combattere il bullismo è accoglierli sti ragazzi, anche se non vanno bene in matematica, anche se non vincono le Olimpiadi, se non sanno giocare a pallavolo. Cioè bisogna riuscire ad accogliere, io faccio proprio finito, Però il problema è che se non si coglie, capite perché dire uomo e dire anche un peggioramento, perché è solo l'uomo che fa esperienza della propria identità, ed è quindi solo l'uomo che attraverso delle robe spaventose, io dico, adesso qui siamo tutti adulti, ma lo posso dire, ma appunto, com'è che si spiega il fatto che un uomo vada con una bambina di 5 anni? Voi lo siete mai chiesto? Noi cosa diciamo al bar, che quello lì è un maiale? Non è un maiale, il maiale non lo fa. Quello è un uomo. E cosa fa un uomo quando va con una bambina di 5 anni? Perché per esempio non va con una bambina, con una donna di 30? Perché non va con una donna di 30? Pagandola, quindi fa anche un'opera buona, gli dà dei soldi. Ma è chiaro perché? Perché con la bambina fa esperienza di una pienezza e di un possesso e di un dominio assoluto che è relativo alla sua identità. Non so se è chiaro. Non cerca un uomo che va con una bambina di 5 anni, non cerca una risposta al proprio godimento, cerca una risposta al proprio desiderio. E il desiderio è molto di più
il desiderio sessuale o il desiderio del semplice godimento, faccio esperienza di una pienezza nel possedere una bambina di 5 anni, che invece con una donna, mi permetto di dire una roba che a me scandalizza tantissimo, posso dirla, qui sono tranquillo, ma mi scandalizza e anche mi fa riflettere, cioè sulla questione dei preti pedofili, no? A me cosa scandalizza? A me non scandalizza affatto che un prete abbia una relazione sessuale, anzi dico che a volte fa bene, no? Meglio avere la perpetua amante, giovane, mi seguite? Cioè quando tu hai la perpetua giovane e te la fai, lì non c'è nulla di male, lì è la natura, la vita. Il vizio c'è quando tu vai col chirichetto, non so se è chiaro, o col bambino. Ma appunto, ma tu vai col bambino perché così cerchi di, in qualche modo, chiaramente in modo perverso, maldestro, di rispondere alla tua questione, chi sei? Sono uno che possiede, che domina. Mentre con una donna, come sanno tutti, con una donna o con un uomo, diciamo con una donna, le cose sono complicate. Perché tu non la possiedi mai semplicemente, purtroppo. Perché c'è sempre qualcos'altro, no? C'è sempre un coinvolgimento, una donna adulta è una donna adulta, non è un oggettino. Allora, noi è un continuo su questa cosa, cioè come se i ragazzi fossero così perché danno i pugni o perché prendono, ma certo, è chiarissimo, rispetto a una società che continua a porre sempre questa roba, sempre questi qui, sempre questi cantanti, sempre questi calciatori, non se ne può più, è sempre quello lì che vince questa cosa del cibo. Dove tutti dobbiamo essere degli chef, no? Mentre tu magari prepari da mangiare in una mensa e cosa sei, un fallito? Io ricordo ad un convegno, anche questo cito sempre, a un convegno delle ACLI sul lavoro, e a un certo momento si finiscono i convegni, adesso piace tanto, non so, piacciono delle cose che io detesto, non so come mai, la testimonianza. Le testimonianze io non ne posso più. Cioè, questa cosa della testimonianza non si capisce perché piace la testimonianza, va bene. Testimonianza, che poi è un disastro, perché tu sei lì, ascolti, non puoi dire niente. Ragazza che interviene, 33-35 anni, e dice così. Io vengo da un paesino della Calabria, però volevo venire fuori da quella situazione così opprimente, sono venuta a Milano, sono venuta alla Cattolica, ho fatto economia, i miei genitori sacrifici, dopo la laurea, vi dicendo, ho cercato per un anno e due dopo ho trovato lavoro e facevo veramente quello che volevo fare. Ho fatto questo lavoro per 3 anni, 4 anni, poi l'azienda mi ha licenziato. E allora dice che aveva cercato ancora per un anno, però gli affitti erano troppo alti e alla fine dice, sono ritornata nel paese. Adesso, dice, mi prendo cura dei miei genitori, che sono anziani, ho trovato un lavoro part-time, guadagno 500-600 euro al mese e aiuto, faccio del volontariato in parrocchia. Ma ho capito che la mia vita è un fallimento. Io, è chiaro, essendo una testimonianza, appunto per quello dico, siamo stati zitti, anzi abbiamo applaudito, ma io poi non l'ho trovata, perché poi sembrava che la importunassi. Non era male, tra l'altro. Cioè, avrei potuto dire, ieri c'era la Ferrari, dico, ma scusa, ma tu sei scema? Cioè, tu dici che tu hai fallito rispetto a che cosa? A un fantasma, a un'idea che ti è ricreata, no? E tutti noi ce li creiamo i fantasmi. È chiaro, io studio musica e voglio diventare come Horowitz a suonare. Ma se tu non diventi come Horowitz e suoni nella chiesa del tuo paese, sei un fallito? Ragazzi, ma capite che se noi applicassimo questa roba, la conclusione quale sarebbe? Ma siamo tutti falliti.
ma siamo tutti falliti. È per quello che a me la Bibbia piace tantissimo, perché è una sequenza. Uno le legge e si consola, no? Una sequenza di gente che è un disastro, quello vende la moglie, quello va con la schiava, una meraviglia, tradiscono, sesso in grande quantità, una meraviglia. Cioè, sono delle robe. Allora tu respiri, perché dici, allora anche loro, no? Davide, dico sempre Davide, sapete Davide, no? Davide che cosa? Davide vede quella lì che gli piace, Bezzabea, no? Dice, non è male quella lì. Ed essendo un Davide, essendo un re, cosa fa? Se la fa. E vabbè, e qui dico, non c'è male, secondo me, qui. Cioè, no, nel senso, se può, cioè, mi piacerebbe anche a me, dire, quella lì non è male, portatemela. Dice così, Dice, quella lì non è male, portatemela. Cioè, meglio di così, il sogno di tutti i maschi. Non so delle donne, ma dei maschi, così. Ma non finisce qua. Perché qui sarebbe come il prete che ha la perpetua, no? Qui non c'è male, non c'è il male qua. Il male c'è quando lui dice, ma chi è? Dice, la moglie del tuo generale. E dov'è il mio generale in questo momento? Dice, sta combattendo. E sapete cosa dice Davide? Ah sì? Allora ditegli che deve mettersi in prima fila, in modo che muoia. Gli eccellenti. E quando Dio inizia a parlare con Davide gli dice, tu sei uno schifoso, non perché ti sei fatta quella lì, capite, ma per il disegno malvagio. È tutto così, tutto così. Allora io penso che, e finisco con questa storia del prete di Scampia, noi con noi combattiamo una lotta che è pazzesca, perché tu continui a dire che devi avere rispetto dell'altro, ci siamo? E poi accendi la tele e quello ti dice che no, non devi avere rispetto dell'altro, perché uno su mille ce la fa. Tu dici una cosa, tu dici che non è importante se hai preso 3 in greco o in coso, non è importante, quello lì ti dice che lui non ha nel suo DNA non ha la sconfitta. Che battaglia possiamo vincere noi, dico noi come docenti o via dicendo, no? Tu dici che devi rispettare la donna, giusto? Non siamo tutti d'accordo qua? Siamo rimasti in pochi a non esserlo. Ma tu dici, devi rispettare la donna, ci siamo? Ronaldo è un violentatore, CR7. CR7 non ha violentato una ragazza, di più. E tu dici così, e questi dicono, ma sì, però CR7, violenta, dice, sì, Cristiano Ronaldo, signora, non so, cose fondamentali, per favore, studi, che c'è una bella pubblicità, lui in mutande, l'avete visto? Bellissimo, intimissimo, mi sembra, no? Lui in mutande CR7, cioè bellissimo, quello ha violentato. E tu stai lì a fare i discorsi, le ragazze vanno rispettate, ma perché? Capite, la battaglia è pazzesca. Certo, io penso, appunto, cioè, io penso che l'umano sia quest'altra cosa. Cioè l'umano sia esattamente colui che rispetta l'altro, rispetta il fiore, il cielo, è chiaro, ma è una battaglia tremenda, non è che noi la possiamo ridurre all'aggressività delle scuole di periferia, è tutto così. Cioè, io cito sempre mia nipote che stava facendo il concorso per magistrato, poi non l'ha fatto, quindi già laureata a Milano, quindi la cattolica, cioè quindi un certo livello. Io dico, Valeria, ma vieni a mangiare con me. E lei dice, no zio, c'è il corso per magistratura. E io dico, la miseria, per una volta, che problema è? Ti fai dare gli appunti dalle compagne? Dice, zio, ma cosa dici? Dico, sai che ho detto? Ma non te li danno assolutamente gli appunti.
gente di 25-28 anni, non i ragazzini che pensano a Ronaldo, eh? Certo, i concorsi sono così difficili, c'è poco posto, vi dicendo, appena io posso prendere una roba, in modo che poi possa dire io sono magistrato, tu invece sei, aiuti tua mamma nel paesino calabro, capito? No, cito sempre il prete in Scampia, c'è questo prete che ha organizzato un torneo di calcio, e ha organizzato un torneo di calcio bene, come bisogna organizzare i tornei di calcio, bene, per i bambini, non la partitella, cioè con le maglie, il campo segnato, la classifica dei capocannonieri, quelle robe lì da calcio, no? Per i ragazzi è fondamentale, per quello bisogna studiare, bisogna studiare. Cioè, non due tiri, giustamente, tutto il tema grandioso della forma di una cosa, no? Tu educhi attraverso la forma, cioè è fondamentale, a tavola si sta in un certo modo, il tema della forma è uno dei temi enormi, e la forma c'è giocando a calcio, bellissimo, cose grandiose. Va bene. E questo sacerdote però, qual è il compito impossibile che ha di fronte a sé? È duplice. Cioè da una parte ha il compito di dire a sti ragazzini, venite al torneo, no? Non state in mezzo alla strada, prima di tutto perché il calcio è bello, ma poi perché magari tu sei Maradona. Maradona? Sì, ci siamo. Perché se no, fuori. Anche quello, certo. Ma è giusto, se l'ha fatto Davide. Davide, l'unto del Signore, Maradona che non è unto se le fa. Cavolo, cioè, se uno pensa, cioè, voglio vedere, se uno guarda l'altro dice, beh, se l'ha fatto lui, faccio anch'io. Questo qui, allora, deve dire al ragazzino, vieni, no? Infatti, in un servizio televisivo, hanno intervistato un ragazzino. Un ragazzino bellissimo, aveva la maglietta con il numero 10 Maradona, 10, centroavanti. Ci siamo. Allora siamo così, dice al ragazzino, dice no, dice sono contento di venire qui, sì sì, è bello, ma tu cosa vuoi fare da grande? Beh, il calciatore, giusto, un bambino di 12 anni, 14, cosa vuoi fare? Il calciatore, dice sì sì, vedi, ho la maglietta di Maradona, bellissimo. Questo è il primo punto, ma poi il prete deve fare un altro lavoro, che poi è quello che dobbiamo fare tutti noi, secondo me, cioè deve dire al ragazzino, guarda, che c'è qualcosa di molto più importante del diventare Maradona, cioè del diventare te stesso. Perché se non fa questo passaggio, cosa succederà? Che quando il ragazzino ha 15 anni si accorgerà di non essere Maradona e non sarà Maradona, perché Maradona ne nasce uno ogni 100 anni. Adesso c'è CR7, ma non è Maradona. Messi per stare nel calcio, ma Maradona è veramente una roba enorme. Allora, se tu non fai sto discorso, cosa succederà? Succederà che quel ragazzino sarà avvicinato da qualcuno che farà questo ragionamento. Guarda, tu non sei Maradona, è evidente, ma puoi vivere come Maradona. Per esempio facendo il killer. È chiaro? Non sei Maradona, puoi vivere come Maradona. Certo, devi fare il killer. Ora, se il prete, per dire noi, se noi non facciamo questo duplice lavoro, siccome quello lì non è Maradona e non lo è, perché nessuno di noi è l'eccellente, nessuno di noi è eccellente, perché Mozart aveva Monteverdi, aveva Palestrina prima di lui, e Beethoven aveva Mozart, capite cosa sto dicendo? Cioè ognuno sa che lui non è niente, perché Mozart rispetto a Palestrina dice ma cosa stai dicendo, Palestrina è un gigante, e Beethoven rispetto a Mozart, e Wagner rispetto a Beethoven, e così via.
Allora, se non si fa sta roba, se invece li si eccita, se si continua ad eccitarli, le Olimpiadi di greco, le Olimpiadi di matematica, e diventi il primo, e fai così, e fai colà, e fai colà. Quando poi ti accorgi che le cose non vanno, capite? Dopo è chiaro che tu inizi a fare delle robe strane. Io non la trovo mica così assurdo, se tu credi. Se tu credi. Avevano intervistato una ragazza cicciona che si stava facendo fare, questa però è bella, si stava facendo fare il tatuaggio come Belen. Signora, professoressa? Sì. Belen. No, e dove ha il tatuaggio Belen? No, Zone, siamo precisi. Cioè, se all'interrogazione risponde così, io che voto le posso dare? Vabbè, cosa vuol dire? Si studia. Ce l'ha nell'inguine. Bello. Nell'inguine. Infatti la pubblicità di Intimissimo, perché è Intimissimo, perché un giorno sono in macchina e vedo che c'è tutta una fila di macchine, si blocca. E poi ho capito, c'era Belen gigantesco come questa roba qua, in mutande, in slip. E veramente lo slip copriva metà farfallina e metà no, perché lei ha una farfallina. Certo, sono cose fondamentali. E allora dicevo a sta ragazza meravigliosa, bravissima, dice, ma senti, e dice, sì, mi faccio anch'io come Belen. Ah, e dice, ma cosa cambia della tua vita? Questa l'arroganza di quello lì di che vuol fare l'intellettuale, no? Cosa cambia della tua vita? E la ragazza ha risposto in modo meraviglioso. Dice, siccome io non avrò mai il fondoschiena che ha Belen, almeno ho la farfallina che ha Belen. Bello, o no? E quello lì con tutto il suo sapere, capito? Cosa se ne fai di tuo sapere? Perché questo, lei coglie un punto essenziale, mi seguite? Chi sono con questo corpo grosso, sto sedere grosso? Chi sono io? E quello lì mi continuano a dire, quella Belen, quella lì così, quella così. Io chi sono? Mi faccio il tatuaggio. È chiaro che più noi troviamo le condizioni sociali migliori, più si creano i legami, la cosa importantissima, per esempio, il ruolo fondamentale delle parrocchie, il ruolo fondamentale delle associazioni, tutte quelle robe lì, è chiaro che uno può anche accettare meglio di non essere il primo. Non so se è chiaro, eh? Grazie. Mi alzo per rispondere a questa domanda. No, ma sa, altruismo con i figli è evidentissimo questo. Il malessere dei bambini, soprattutto, è dato dalle mamme. Le mamme se li mangiano i figli. Non li lasciano, sono cose pazzesche. Ora l'altro, tu lo mangi, io dico sempre, vabbè, adesso, ci sono due strade, no, c'è una terza, che è il grande dono che Dio ha dato l'uomo, che si chiama superficialità. Bello, eh? Cioè sei superficiale, noi maschi, meraviglia, noi maschi, la pizza, la mamma, il calcio. In un certo periodo dura poco, per 6 mesi c'è un'altra cosa, poi uno capisce che è assolutamente sopravvalutata e ritorna al calcio, la mamma e la pizza, o no? No, non adesso, qui ci sono i vari giorni maschi qua dentro, è l'assoluta verità, cioè adesso uno può dire quello che vuole. Certo, dice, no, ci sei, capito, cioè ci sono queste cose qui, adesso
Non mi ricordo adesso il punto che stavo dicendo. No, la superficialità come strada dice bello, noi viviamo così. Adesso, poi tu adesso col coso c'è sempre la partita di calcio tutte le sere, meravigliosa. Tolta la superficialità, le strade sono due, che io dico sempre. Cioè di fronte alla realtà, di fronte all'altro, tu hai le due strade. O lo accogli o lo distruggi. E perché? Qui dico una cosa bella, acuta, secondo me, che ha detto il filosofo che io ho studiato tanto, che è Levinas, il filosofo ebreo, un filosofo ebreo importante della fine del Novecento, che dice che l'altro è l'indesiderabile. Eh beh, certo, perché se l'altro ha 19 anni, capisci cosa voglio dire? Se l'altro è un'altra per me e ha 19 anni e le labbra rosse, e il seno turgido, non c'è problema. L'altro è l'indesiderabile, che è la cosa quando Gesù dice: se non amate i vostri nemici, che senso ha? Cos'è che sta dicendo lì? Non è che è buono di d'animo, sta disinnescando una roba tremenda, perché siccome prima o poi l'altro diventa sempre indesiderabile, tuo marito, tua moglie, lo studente, no? Perché si rivela così. Allora la questione è il distruggere. È il distruggere, eh? Allora non distruggere. Buona, ci siamo? Però non è altruismo. Ma insomma, ci sono tante cose belle. No, però sa che viene più se è l'indesiderabile, viene più se è l'indesiderabile, cioè se diventa insopportabile, no, diventa l'insopportabile, cioè diventa più se, no, è vero, è vero. Sì, se è la cosa, no, certamente. Certamente, però quando l'altro si rivela nel suo aspetto, lì scatta qualcosa che è l'elemento della, bello, della perversione, che è della perversione umana, ma nel senso bello. Cioè la perversione è interessante perché è un sintomo di umanità. Non so se è chiaro quello che sto dicendo, Di umanità, cioè la perversione è un sintomo del modo d'essere dell'uomo, non dell'umanità. Se dico umanità, tutti noi intendiamo che prendiamo il bambino. Ecco, io invece dico umanità nella duplice cosa. La perversione è un sintomo dell'essere, del modo d'essere dell'umano. Così come è un sintomo del modo d'essere dell'umano la capacità di amore. Parola che bisognerebbe eliminare dal vocabolario, perché noi non sappiamo di cosa si stia parlando quando si parla di amore, no? Uno parla d'amore, l'attrazione, la roba, sono robe che fa morire da ridere. Io dico sempre, un esempio che sto facendo, non so perché adesso, poi uno ha i suoi periodi, io sto ricordando, non so perché, forse perché per andare a casa passo da una strada che si chiama Padre Colbe. Allora, cioè, ogni volta che passo vedo Padre Colbe. Allora, Padre Colbe, prendiamo Padre Colbe, Padre Colbe. Padre Colbe, sono tutti in fila, quelli lì sono scappati, quello gli dice devo fucilare, bravissimo il nazista, no? C'è una regola, ognuno che scappa io ne devo fucilare 10. Questo è il mondo, è regolare, non è scandaloso. Questo è come uno che ha la perpetua e se la fa. Questo è normale. In guerra è questo. A un certo momento dici tu dai là, a un certo momento Padre Colbe alza la mano e dice no, non prendete lui, che ha la moglie e i figli, prendete me. Tutta sta scena, quanto è durata? 12 secondi. Padre Colbe ha visto la Madonna mentre diceva così? Padre Colbe ha visto il cielo che si apriva? Padre Colbe pensa che poi tanto poi risorgerò? Secondo voi pensa questo, Padre Colbe? No, è l'abisso dell'umano. L'abisso dell'umano di uno che va con una bambina di 5 anni e poi la squarta, e l'abisso dell'umano è di Padre Colbe che dice prendete me, non lui. Sono sintomi dell'umano. E noi l'umano lo dobbiamo prendere totalmente. Però come dire, anche quello di non sentire è un sintomo molto al di fuori, no? Ah certo, molto al di fuori. Molto al di fuori di quello che è. Certo, ma per quello che dico che Dio ci ha dato la superficialità.
per fortuna, perché normalmente noi tiriamo avanti così, adesso non c'è nessuno che è padre Colbe e nessuno che va con una, spero, che va con una bambina di 5 anni, certo. Però neanche nella nostra vita normale, diciamo, emergono piccoli sintomi. Io penso che il bullismo, che non è una roba gravissima, sia un sintomo di questa cosa, dell'umano. Non so se è chiaro. Così come un sintomo dell'umano, il compagno che dice aspettiamo Carlo perché è tutto storto, sta roba del sostegno che è un miracolo, che quel bambino ha imparato che bisogna aspettare Carlo per andare in palestra, perché Carlo è lento nel camminare. Questo è un sintomo dell'umano, non so se è chiaro. No? Quel bambino di 12 anni, 13 anni, dice aspettiamo Carlo perché lui è storto. E tu dici, accidenti. Tanto vero quello che io condivido proprio in fondo, anche perché quando in classe approfondisce alcuni temi, io mi sono sentita anche rispetto al bullismo, che poi parole ormai uno le inventa per dare nomi a cose vecchie, perché questa è la sintesi. Alcuni alunni di una classe qua, a più di uno, mi hanno risposto, ma non siamo noi che stiamo prendendo in giro, noi non facciamo niente di male, è lui che è debole. E certo. E io gli ho risposto, ci sarà un momento della vita in cui sperimenterai la debolezza, forse lì imparerai, però se è vero, se la cultura va tutta nella direzione di cui tu non puoi sentire il fallimento, non puoi sentire il dolore, perché allora sono tutti ragazzi, dolore e depressione, no, dolore non è detto che sia depressione, puoi anche stare nel dolore. Ma non sono io sbagliato, che no, no, certo. È lui che è debole e non si sa difendere. Perché certo. Non c'è niente di male. No, no, certo. Bellissimo. E io per esempio vedo in questa cosa, diciamo, senza entrare nella questione politica, di questa vittoria, se volete, della destra in generale, è in relazione non tanto alle scelte politiche, ma tanto quanto all'universo semantico, no? Quello dell'identità, della sovranità, dell'essere padroni a casa propria. Uno sentivo l'altro giorno, dicevo, questa è una roba che mi ha colpito, perché se lo dice un politico che guadagna 15.000 euro al mese, che dovrebbe avere un pochino studiato, cioè che sicuramente è più colto di me, quando questo politico in televisione dice che la proprietà privata è sacra, quando uno dice la proprietà privata è sacra, capite che è meglio il Belen. Perché tu con una ragazzina che vuole la farfallina linguine ci ragioni, no? Ma uno che dice che la proprietà privata è sacra, devi ricominciare dalle aste. Perché di sacro c'è solo la vita e Dio per chi ci crede. La vita dell'uomo è Dio. Tu dici che è sacro un oggetto? Un pezzo di terra? Cioè sono robe... che la difesa è sempre legittima. Ma per me è questo il bullismo. Ci sono 2500 anni di storia sul fatto del determinare quando una difesa è legittima o no. Dente per dente, occhio per occhio, è la risposta a che cosa dente per dente, occhio per occhio? È il tentativo di contenere l'arroganza del potere. Lamech in Genesi, il re, un altro re, quando Lamech dice io ho ucciso un ragazzo perché mi ha fatto un livido. E Lamech dice chi farà male a me? Io mi vendicherò 7 volte. Quando Gesù dice 70 volte 7, sta rispondendo a Lamech. Capisci? Cioè ci sono migliaia di anni sulla riflessione su quando una difesa è legittima o no. Migliaia di anni, fatta da gente che ha un testone così. E adesso arriva uno che dice che la difesa è sempre legittima. Ma oh!
Cioè lo dice, non è una battuta. Quello lì era convinto che la proprietà privata è sacra. Quindi noi siamo passati dalla proprietà privata a un furto alla proprietà privata è sacra, no? Cioè, cavolo, cioè, cioè riflettiamo sulle cose, pensi, no? E poi tu vai, riflettiamo, e poi tu vai a dire ai ragazzi, aspetta Carlo, perché è storto. Noi per esempio, io mi ricordo, vede però è giusta la cosa che dicevi tu, noi in classe avevamo, nelle superiori, due ragazzi poliomeliti che camminavano tutti storti, no? Noi li prendevamo in giro continuamente. Ma non c'era, ma c'era talmente un clima, cioè non c'era, no? Anzi, noi quando li incontravamo, era bellissimo, ma mi è venuto in mente adesso, perché c'era il corridoio, no? Loro erano lì, noi eravamo di solito, c'ero io e il mio amico che camminavamo, vedevamo loro due venire tutti zoppicando, allora improvvisamente ci mettevamo anche noi a zoppicare. Cioè una meraviglia, cioè una roba, un trionfo. Sì. Perché da un lato c'è il Morello che vuole essere buono con gli altri. No. Devi essere buono, non il cattivo. Perché questa è la capacità di giocare. È certo, è quella. È quello il gioco, l'ha presa in giro, bellissimo. Quando chiudiamo, però prima che andava via la signora a proposito dell'altro di risponde. Perché magari era stata indubbiamente sei stato anche molto forte nella risposta. Andiamo a andare. Vengono in mente tanti pensieri, perché da un lato penso a questo narciso coltivato, molto sapientemente coltivato da tutta una serie di media, di una parte di società. Lo penso perché se parliamo da un lato di identità, cioè da un lato lo puoi costruire, sulla differenza, proprio nel senso di spostare altrove, no? Ma tutto questo lo fai se lo costruisci e poi in qualche modo, tra virgolette, lo salvi come nel computer, salvare vuol dire memorizzare qualcosa. Io ho come l'impressione che l'altro problema è grossissimo, sia quello della memoria, perché è come se si stesse lavorando su un'operazione di continuo azzeramento, cioè è come se quello che fai non permane. Cioè che poi sia nelle lezioni, sì. Per cui finisci la lezione hai la sensazione che la settimana dopo di quello che mi hai detto non è rimasto quello quasi nulla. A livello personale di esperienze che passano, transitano, come se un mondo non ti insegnasse a far uso della memoria. Sì, però ecco, sta attento a questo, vedi bene, bello, questo è un tema enorme, perché in realtà la nostra società è una società che esaspera l'archivio. E opprime e delude la memoria. Per esempio bisogna dire ai ragazzi che il computer non ha una memoria, il computer è un archivio. Ed è giusta la questione, soltanto che se noi spingiamo, il discorso diventa bello perché la memoria è il tema fondamentale, ma la memoria è prima di tutto una memoria selettiva e poi la memoria ha sempre a che fare col futuro, non col passato. Nel senso che tu fai memoria di qualcosa sempre in relazione a no? Non so se è chiaro, è bellissimo. Quindi il tema della memoria è veramente il tema centrale. Però ho capito che tu vivi in una società in cui mimano la memoria, ed invece stanno parlando dell'archivio, non so, si mima la memoria, così. Come per esempio tu insegni. Io lo continuo a dire ai ragazzi, per esempio, che i cellulari non servono a comunicare, i computer, cioè col cellulare tu non comunichi, tu col cellulare trasferisci delle informazioni, ma il trasferire delle informazioni non è il comunicare, perché il comunicare è tutt'altra roba ed è un vero disastro, cioè complicato, drammatico. Cioè che poi il tema dell'informatica, l'informatica è la raccolta, la catalogazione e il trasferimento di dati, non la comunicazione. È bellissimo. Grazie, però... grazie.